Buongiorno e benvenuti in diretta dalla Galleria Vittorio Emanuele, dalla Libreria Bocca. Oggi 13 settembre 2020. Grazie a tutti per gli auguri che continuo a ricevere via WhatsApp, Facebook e Instagram. Allora, per la biblioteca possibile, libri acquistabili da Bocca in Galleria, oggi vi voglio parlare di un tema veramente difficile. Ci ho messo 3 ore a capire di che cosa trattasse questo libro, sono proprio scemo. Però al di là di questo è proprio al di là dell'estetica. Allora, premio Nobel, ovviamente per la letteratura, vuole Soyinka, nigeriano, prende il premio nel 1984, è considerato il massimo drammaturgo e poeta africano. Praticamente ci parla della raccolta e del collezionismo di opere d'arte africano, uso, abuso e dissonanze nelle tradizioni artistiche africane. Edito da Yakabook. Questo libro l'ho appena ricevuto e praticamente fresco di stampa, sono circa 203 pagine e il prezzo è di €50. Ovviamente è un libro acquistabile da Bocca in Galleria. E la cosa particolare di questo libro è che appunto è una discussione appassionata sul ruolo dell'identità, della tradizione e sull'originalità del collezionare nell'esporre l'arte africana oggi. E lui parte proprio, prende spunto dal fatto di essere lui il primo collezionista di arte africana. Quindi, che dirvi? Vi aspetto alla Libreria Bocca e poi tra un po' inizio una diretta sul canale Facebook Giorgio Pilodetti che vi spiego quello che inizierà domani, che è la Social TV della Libreria Bocca. Questo programma di incontri denominato il Salotto di Bocca in Galleria, che parte il 14 settembre e terminerà il 31 ottobre 2020. Vedo che tantissimi si sono collegati. Vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto alla Libreria Bocca. Ciao ragazzi! Grazie!